precursori rilasciati lungo il litorale. Un sommergibilista può considerarsi tale solo dopo un intensivo e prolungato impiego di bordo. È così che l'uomo, oltre che il tecnico, imparerà a riconoscere i suoi limiti e a rispettare quelli degli altri. Forse è anche a questo che pensano i marinai del sommergibile della classe Sauro mentre si allontanano da Taranto. Alcuni di loro magari per la prima volta. Sono chiusi lì dentro, non possono neppure voltarsi indietro per un ultimo sguardo alla terra. Ciò che conta, d'ora in poi, è la buona riuscita della missione. La specificità dei sommergibili sta nella loro capacità di occultamento che consente di sorvegliare senza essere visti. All'originaria attività di ricerca e attacco, oggi si sono sostituite missioni di sorveglianza occulta, determinate dalla comune esigenza nazionale e internazionale di prevenire, controllare e limitare le crisi locali. Per questo anche le partenze per missioni lontane e impegnative non avvengono tra il clamore dei saluti e sotto i riflettori dell'opinione pubblica. Il silenzio caratterizza così ogni momento della vita del sommergibilista, un silenzio che trova la sua massima e naturale espressione quando il sommergibile si immerge, potente e discreto, nelle profondità del mare. Immersione, immersione. Apri 4. Apro 4. Apri 3. Apro 3. Timone sotto, chiude uno. Timoniere quota 120. Da 120 a ammaino periscopio. Giorni e giorni in immersione, miglia e miglia da percorrere sott'acqua. Questa è la vita del sommergibilista, di un uomo di mare che del mare ha solo la percezione elettronica, che il mare lo vede solo attraverso gli strumenti. 50 persone di equipaggio che vanno e vengono per stretti corridoi, in una confusione apparente di quadri elettrici, valvole, motori e siluri. 50 uomini che vivono in uno spazio grande quanto due vagoni ferroviari, pieni fino all'inverosimile di apparecchiature, strumenti e cavi, e dove sembra impossibile muoversi senza intralciarsi. 50 uomini che vivono e respirano la stessa aria riciclata e purificata, ma che sa inesorabilmente di gasolio e di officina. Sono tutti, è proprio il caso di dirlo, nella stessa barca, un corpo unico, una comune esistenza, dall'ufficiale in camera di manovra al maestro di cucina e mensa. Quello è lo spazio, non ci sono vie d'uscita se non decise insieme. Dall'errore di uno solo può dipendere la vita di tutti.
È una realtà che il sommergibilista ha scelto volontariamente di vivere, consapevole che potrà non vedere la luce del giorno anche per diverse settimane di seguito e che una buona boccata d'aria gli sarà consentita solo al suo ritorno a casa, quando potrà pure regalarsi una salutare dormita su un letto vero. Il sonno è sacro anche nel sommergibile, naturalmente, ma le ore si susseguono tutte uguali e solo chi è di guardia al periscopio può distinguere il giorno dalla notte. Le cuccette sono anguste, non si vede nulla di quanto è fuori e c'è sempre quel rumore di sottofondo che ti ricorda che sei dentro un cilindro d'acciaio e che stai navigando sotto la superficie del mare. Il sommergibilista impara presto a dormire, leggere e pensare quando è possibile farlo, conciliando il proprio sonno e le proprie esigenze di riposo con la veglia e il lavoro degli altri. In tutti, in qualsiasi momento, è comunque presente la sensazione di vivere nel cuore del mare. Durante la navigazione in immersione, il sommergibile deve periodicamente caricare le sue batterie di propulsione. A ciò provvede l'apparato motore che per funzionare ha bisogno dell'aria. La navigazione allo snorkel consente appunto al battello di riprendere fiato. Attraverso questa sorta di tubo che fuoriesce dall'acqua come il boccaglio di un subacqueo, l'aria esterna viene aspirata nel battello mentre continua a navigare sommerso. Ma il progresso è inarrestabile. Sono già in servizio presso altre marine dei sommergibili, esclusi quelli nucleari, che sfruttano un tipo di propulsione indipendente dall'aria che li rende ancora più invisibili. La nostra marina avrà in servizio questi nuovi mezzi nei prossimi anni 2000. Oltre allo spirito di adattamento, il sommergibilista deve possedere una buona dose di cameratismo e di tolleranza. Vivere a stretto contatto di gomito con i propri simili 24 ore su 24 non è facile. Ma questi uomini sanno che dal loro affiatamento con gli altri e dalla reciproca disponibilità dipendono il buon funzionamento della macchina e la riuscita delle missioni. È scattata l'operazione antisonno. Aerei, navi ed elicotteri in coordinamento tra loro dovranno scoprire il sommergibile e dargli una caccia. Iniziamo a scendere, a 150 piedi. Vedete, massima attenzione. Master armamento su on. Pronti allo sgancio di una prova passiva e di una prova attiva. A vedere, pronti al disimpegno. Timoniere quota 14. 35 metri. 25, 20, temibile per un sommergibile è proprio un altro sommergibile, anche se l'aereo e l'elicottero sono da evitare, specialmente in una missione di ricognizione. È proprio per questo motivo che ci si addestra a sfuggire occultandosi. Sta immergendo. Pronti per le ratiche di mantenimento. Rota 250, 80 metri, 5 gradi. Rendersi pressoché invisibili e muti,
sfruttando l'immersione a quote profonde e bassissime segnature in tutti i campi, è l'obiettivo e la difesa del sommergibile. La prima misura tattica per sottrarsi all'intercettazione è l'immersione in profondità.